Eccoci all'inizio di un nuovo anno liturgico. Dopo un anno trascorso insieme all'Evangelista San Luca, oggi iniziamo a leggere il Vangelo di San Matteo. E per leggere uno scritto di qualcuno è meglio sapere chi è San Matteo. In sintesi, è il pubblicano divenuto discepolo. Penso che tutti noi abbiamo in mente, davanti agli occhi, il bellissimo dipinto di Caravaggio, proprio della chiamata di San Matteo, che si trova a San Luigi dei Francesi, a Roma. San Matteo è un lontano che, grazie a Gesù, ha dato senso alla sua vita. È un uomo che pensava di ottenere la felicità con le cose del mondo e poi ha capito che la pienezza veniva dalle cose di Dio. Allora, leggere il Vangelo di San Matteo significa farci accompagnare sulla strada della conversione. E infatti oggi inizia l'Avvento, che in latino significa avvicinarsi, camminare verso. È il tempo prezioso che ci conduce al Natale. È un tempo per attendere, perché qualcosa o qualcuno manca alla nostra vita. Infatti tutti viviamo un senso di incompletezza, spesso soffocato dalla routine o dalla rassegnazione della vita. Ognuno di noi, pur avendo tanto, sente un vuoto incolmabile all'interno di sé. Dobbiamo invece vivere una vita piena, e non una piena vita. Non dobbiamo occupare la vita, dobbiamo vivere ogni attimo della vita. Si può dire allora che attendere è la declinazione del verbo amare. Chi attende non vuole tutto e subito, ma vuole il meglio nel giusto tempo. Quando aspettiamo qualcuno è perché lo amiamo. Tu attendi veramente Gesù nel tuo cuore? Ecco la domanda che deve sorgere in questo inizio di Avvento. L'Avvento è il tempo di attesa per incontrare Gesù. Vuoi veramente vivere un tempo di attesa per incontrarlo nel tuo cuore? Allora, il Vangelo della liturgia di oggi inizia con una frase. Una frase che ci porta però all'Antico Testamento. Come furono i giorni di Noè. E poi, dopo queste parole, l'Evangelista Matteo spiega che erano tutti presi a lavorare, a correre, a costruire, a fare. Ecco, la fotografia del Vangelo di Matteo non è vecchia di 2000 anni, perché è l'attualità. Infatti siamo tutti presi dallo stress. Qualcuno già pensa ai regali di Natale, altri non fanno altro che correre a destra e a sinistra per ottemperare tutti gli impegni della giornata. Certo, nella vita ci sono cose urgenti, ci sono cose prioritarie, ma ci sono anche cose essenziali. Nonostante tutto questo fare, che pensiamo che alla fine ci porti un po' di vita migliore, invece no, ci fa dominare da una quotidianità opaca e triste. L'Avvento e il brano del Vangelo di oggi ci dicono chiaramente che quando il quotidiano soffoca la speranza di vivere, è il caso di cambiare il quotidiano, di andare all'essenziale. Andare all'essenziale significa vivere il Vangelo di questa domenica. Infatti, i giorni di Noè sono i giorni della superficialità, dove tutto scorre, pantarei. Invece occorre l'attenzione vigile delle sentinelle per scorgere l'essenziale nella vita. Direi sentinelle del mattino, proprio come chiamò San Giovanni Paolo II i giovani nella famosa notte di Tor Vergata del Giubileo del 2000. Noi, come Noè, dobbiamo diventare costruttori dell'arca di salvezza, di una barca di speranza per traghettare il mondo. Dobbiamo risvegliare in noi il senso della vita e non del trascinare la vita. Dobbiamo riprendere in mano l'essenziale, metterlo al centro, accorgerci di quanto c'è bisogno nel mondo di
considerazione, di ascolto, di consolazione, di attenzione. Questi sono gli ingredienti affinché tutti possiamo essere salvati. Dobbiamo riconoscere i molti doni che Dio ci fa ogni giorno. Questo è l'essenziale dell'Avvento. Questo è il tempo propedeutico per incontrare Cristo. Tempo di Avvento, tempo per diventare delle sentinelle. Le sentinelle scrutano, le sentinelle sono attente ai dettagli, non si fanno confondere. Il tempo dell'Avvento è un tempo per rimanere svegli, anzi per svegliarci dal torpore della vita. Non cadiamo nella tentazione della routine natalizia fatta solo di luci fredde. Non cadiamo nel torpore del tutti fanno così oppure del quieto vivere. Non cadiamo in una apatica sensazione di vita trascinata. In questo avvento cerca di fare spazio a Dio. Cerca di andare controcorrente, di voler cambiare qualcosina, perché come diceva Madre Teresa di Calcutta, sono le piccole gocce di acqua che fanno grande l'oceano. Cerca di farti il più bel regalo questo Natale, regalarti l'incontro con Dio. Ecco, allora desidero concludere con le famose parole di San Giovanni Paolo II, proprio sulle sentinelle del mattino, come chiamò i giovani. Che siano il filo conduttore di questo avvento, almeno fino a Natale. San Giovanni Paolo II nell'anno 2000 disse: cari amici, vedo in voi le sentinelle del mattino. Dicendo sì a Cristo, voi dite sì ad ogni vostro più nobile ideale. Io prego perché Egli regni nei vostri cuori e nell'umanità del nuovo secolo e millennio. Non abbiate paura di affidarvi a Lui. Egli vi guiderà, vi darà la forza di seguirlo ogni giorno e in ogni situazione. Forti, belle, incisive le parole di San Giovanni Paolo II devono riecheggiare in noi in questo tempo di avvento, perché dobbiamo diventare uomini e donne con lo sguardo in avanti, uno sguardo pronto, uno sguardo profetico, di speranza, di vera fede e non di buio. Dobbiamo essere persone che costruiscono un presente vero, veramente cristiano. Scuotiamoci dal sonno dell'anima, lasciamoci prendere da Dio. Abbiamo poco più di un mese per preparare una culla per Dio. Questa culla deve essere il mio cuore, il tuo cuore, il cuore di questa umanità che desidera incontrare Dio. Allora basta celebrare Natale senza che Gesù non nasca veramente nel cuore. Un pastore luterano, Bonhoeffer, diceva: nessuno possiede Dio in modo tale da non doverlo più attendere. Ecco, noi iniziamo questo avvento attendendo Dio nel nostro cuore, perché anche se siamo già cristiani, anche se siamo già su un cammino di fede, dobbiamo sempre rinnovare la nascita di Cristo in noi. Allora, parafrasando il Vangelo di oggi che parla di Noè, mi viene da dire: non farti travolgere dal diluvio del mondo. Costruisci la tua arca di speranza, la tua arca di salvezza. Prendi seriamente questo avvento. Fai un atto concreto. Impegnati da oggi e fino a Natale di donare a Dio un tempo della giornata, secondo le tue possibilità. Fallo con cuore sincero. Sii fedele alla promessa che puoi fare a Dio in questo tempo di avvento. Allora, senza paura, camminiamo verso Natale affinché il Signore Gesù non nasca solo nel presepe, ma soprattutto nella culla chiamata cuore.